Oggi, 5 ottobre, l'associazione Artemisia Onlus, da sempre attenta alle problematiche femminili, ha lanciato il progetto Spasmos, uno sportello gratuito per le vittime di stalking, mobbing e bullismo. Lo sportello Spasmos, che significa sportello anti-mobbing, anti-stalking, è l'acronimo di derivazione greca che significa stress. Noi fondamentalmente ci occupiamo di persone che subiscono stress nella forma di violenza, persecuzione e vessazione. È un'iniziativa dell'Artemisia Onlus, un servizio completamente gratuito di sostegno e supporto a tutte le persone che subiscono varie forme di violenza. Con l'occasione, grazie ad Arachne, ho scritto un libro sullo stalking che ha il titolo molto significativo, Nuova forma di cannibalismo predatorio, proprio a sottolineare che lo stalker è un soggetto che cannibalizza, mangia l'altra persona, sia in termini fisici che psicologici. La sede dell'associazione è in via Velletri 10, abbiamo un numero verde raggiungibile 24 ore su 24 e tutte le persone che hanno necessità possono direttamente chiamare e mettersi in contatto con noi. Vorrei sottolineare anche il contributo che ha offerto la dottoressa Macchiusi, PM del Tribunale di Roma, e la dottoressa Monteleone, procuratore aggiunto che è coordinatore del gruppo violenze. Combattere contro la violenza di qualsiasi forma si tratti bisogna ripartire assolutamente dalle scuole e quindi riportare l'educazione civica per insegnare ai nostri ragazzi, ma proprio dai più piccoli, il rispetto dell'altro in quanto tale, quindi rispetto dell'individuo, e da lì possiamo ripartire e non stare sempre a correre dietro al contrasto alla violenza, altrimenti non riusciremo mai a contrastarla realmente. Stalking è una cosa terrificante che esiste anche nei confronti di un uomo. Io poi sono così bello che creo questo tipo di problema. Trovo sotto casa qualsiasi tipo di donna che, insomma, vabbè, mia moglie le convince, in qualche modo qualcuno è violenta, qualcuno meno no, a parte gli scherzi. Ovviamente è un'educazione in più, è un'educazione in più che si deve dare, ma si deve dare nelle scuole. La base sono sempre e solo le scuole, i ragazzi, il futuro, quello è lì che bisogna andare a colpire.